Buonasera a tutti e oggi sono in un posto in cui non ho mai fatto un video. Sono in garage perché per un semplice motivo, perché vi voglio presentare colei che mi ha veramente salvato la vita, la mia amica, la carrozzina. Guardate, purtroppo ora come ora è un tantino ridotta male. Infatti c'ha questa gomma piegata, le frecce che sono andate e purtroppo prima che me la aggiustino passerà del tempo. Come potete notare non va da nessuna parte e non perché è bloccata, ma perché ha ricevuto una bella botta. Guardate, anche il telaio è un po' piegato. Vi faccio vedere. Cioè, sembra che non ci siano danni, ma in realtà ce ne sono. Per esempio, questa ruota è andata. Comunque io, anche se è un oggetto, io gli voglio bene, perché la carrozzina per una persona con disabilità è come se fosse un'estensione del corpo. Ora, perché io vi faccio vedere, io un po' cammino con questo, con un deambulatore, però per chi magari non riesce a camminare, la carrozzina è tutto la carrozzina. E non bisogna avere paura, aspettate, e non bisogna avere paura della carrozzina, anzi, deve essere considerata come un'amica, cioè come qualcosa che ci dà quell'autonomia di cui abbiamo bisogno. E io veramente sono grata, sì, anche a quello che sta lassù per avermi salvato, ma anche alla carrozzina, perché con il tonfo che ho fatto ne sono uscita praticamente illesa, e se non era per lei, per la robustezza, per i materiali con cui è stata fatta, io non lo so se ero qui. Ora, non ve l'ho mai presentata e mi sarebbe piaciuto presentarvela quando funzionava, però vi faccio vedere qui praticamente. Vediamo se questo funziona. Non è che funziona tanto bene. Vabbè, questo praticamente per il basculamento. Qui c'è la modalità tartaruga, qui c'è la modalità lepre. Queste sono le cose. I fari. Purtroppo anche lo schianto me l'ha lasciato. Ne ha lasciato solo uno. E anche le frecce purtroppo sono andate. E questo è un normalissimo joystick. E insomma, niente, praticamente questa era, spero di ripararla presto, era la mia carrozzina elettrica, mentre quest'altra, questa manuale, che purtroppo non dà quell'autonomia di cui sento il bisogno. Guardate il garage, inquietante. Beh, e anche lei gli voglio bene, però non, purtroppo questo Red, guardate, un po' è cresciuto. Ellino, che fai, cacchio? Bene, per questo video è tutto. Un saluto da me, dal piccolo Red. Ci vediamo al prossimo video, sperando che il prossimo video sia con la carrozzina funzionante. Ciao.